Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo appuntamento, sempre sulla carriera di WWE 2K19. Adesso eravamo rimasti che dovevamo andare a combattere un steel cage match, che però era uno steel cage match, una gabbia fatta con pezzi di metallo presi qui e lì. Adesso vediamo cosa ci dicono questi due individui, questi due personaggi. Cole Quinn, vediamo cosa ci I dice saw lui. what happened in Ho Mexico. visto cosa è Too successo in bad this Messico, è un idiot had to peccato go che quel and ruin a Greek cretino abbia match. deciso di rovinarci il match. Poteva andare peggio. Non esiste cattiva pubblicità. Jabber, comandante in Giappone, è stato Japan fantastico. was Finalmente ho great. potuto essere me I stesso was e i free to fan be rispettavano la myself, mia and the scelta. fans really respected that. Credo che farò lo So, stesso I'm gonna anche qui try negli that for Stati now. Uniti. Buco nero Cole non esiste più, peccato gli stia a piacere. Really? No, era terribile, sono certo che farai grandi cose come Cole Quinn. Yeah, Sembra assuming che I survive sopravviva a this un match in scratch job quell'ammasso tonight. di rottami. Già, che la fortuna ci assista. Ok, vediamo cosa ci dice Baron Blade invece. Dice che questo ammasso di rottami è sicuro. No! But that's the appeal of it! No, And you ma è know qui what il I bello, è always come say? dico sempre io. Le controversie fanno girare i I soldi. do In always effetti say lo dico that, but sempre, ma that's non mi not the riferivo a catchphrase I quello. was. Mi riferivo a quello. Non siamo qui a pettinare la Yes, Bumble, proprio that's the così. one. È solo che sta andando tutto così bene. Guardaci, in un paio di mesi siamo passati dalle palestre dei licei a un'arena della WWE. Non vorrei rovinare tutto con un Don't infortunio. worry, you'll be Allora, fine. tutto bene, l'hai fatta Have you had it? l'antitetanica. Ok, signori, andiamo al match. Ok ragazzi, siamo nell'entrata del match, siamo arrivati al match. Io voglio farvi vedere la gabbia perché è un qualcosa di spettacolare. È una gabbia fatta con pezzi di ferro, metallo presi da non so dove li abbia presi questo Baron Corbin. Basta notare il sopra della gabbia. Basta guardare il sopra della gabbia e potete vedere già com'è fatta male questa gabbia. Allora, il giocatore deve vincere con uno schermo e una sottomissione. Ok. Non ci dice nient'altro, perché ovviamente si può anche uscire dalla gabbia, però forse in questa gabbia al momento non si può uscire. The fact that we're broadcasting from the former home of Monday Night Raw Ok. shows that BCW is making huge strides, Allora, and we couldn't have done it without your andiamo support. direttamente. Seriously, this venue wasn't Io cheap. vorrei però It fare cost qualche about 50 mossa high school gym. vicino alla con la gabbia, anzi. Vediamo se mi fa fare qualcosa così. No. In honor of tonight's scrap draft match, all fans in the first three rows were given free tennis shots. Allora, il nostro obiettivo è andare principalmente a prendere la mossa speciale e poi ovviamente la mossa finale e poi They shut it andare down? a Damn vincere it! il match ovviamente. Triple H! It Vi had to ricordo be! che siamo in These two un'arena guys are out here killing each che other, prima and thanks to apparteneva alla him, no one's WWE, seen it! quindi No, I don't want to stop the nel corso match! della There's still storia a live crowd here, and maybe we can qui si release the video esibivano later! Damn it! quella di Raw soprattutto. E adesso We call this the scrap nella track storia della because it carriera was dobbiamo scrapped vedere together adesso from cosa junkyard metal succede and old steel appena cages Triple from H other wrestling se ne promotions accorgerà and because it che noi stiamo rhymes. appunto combattendo in una delle sue ex arene, in ogni caso, perché ovviamente non la utilizza più. Dobbiamo stare attenti perché non abbiamo Apparently we're having some ecco, issues with our non, favorite avevamo, non stream. abbiamo It might need to be done contrattacchi al completely. momento. If anyone can still hear this, we apologize and we're trying to find out what's going on. Adesso non abbiamo più di nuovo. L'abbiamo appena utilizzato. I want to thank everyone again for joining us tonight for our second ever streaming pay-per-view live from WWE's old stomping ground. Ok, ragazzi, siamo vicini After the pay-per-view, a be sure ottenere to la check mossa out our new speciale. website where you can purchase all kinds of BCW swag, including my new favorite item, Abbiamo a BCW lunchbox, which is an homage to when our locker room was in an actual school cafeteria.
Allora, dobbiamo utilizzare questa mossa speciale, però non posso, non mi ha fatto neanche una mossa. Come fai a poter vincere? Non mi ha fatto neanche una mossa, dai. Che stai facendo? Togli, vieni qua. Allora, un po' di stamina ce l'abbiamo, recuperiamo un altro po'. No, facciamo direttamente la mossa speciale. Adesso, visto che abbiamo la mossa finale, la utilizziamo ora. Andiamo con lo schienamento. Ok, questo l'abbiamo vinto anche. Il nostro rematch l'abbiamo vinto. Saltiamo ovviamente tutto il menu, tutto il replay, scusatemi. Ok. Guys, that truly taught anything you've ever done before. But I'm afraid I got some bad news. Ho delle brutte notizie abbiamo perso la diretta streaming a metà del match. Il pubblico online non è riuscito a vedere com'è andata a finire. Il sito è crashato di nuovo? No, purtroppo ci ha messo lo zampino Triple H. Come è possibile? Lui e gli avvocati della WWE affermano di avere i diritti esclusivi su tutte le trasmissioni girate in questa arena. Ora ci sono tutti quelli che vogliono rimborso, niente scemi e bonus questa volta. Mi dispiace. Vabbè, adesso lui dice come si può sostituire una moto d'acqua usata pochissimo. Ok, ne parliamo con Triple H. Prima Triple H annulla il mio contratto solo per essere difeso da una storia, adesso cerca di rovinarci gli affari. Dobbiamo vendicarci. You said it earlier. Cosa possiamo fare? Provare. Prima ha detto che stasera avremmo invaso il loro territorio. Se non lo facessimo sul serio. What if we actually did that? What do you mean? I mean, we hit Triple H exactly where it hurts the most. Colpire Triple H. Him used jet skis. Colpire Triple H dove più fa male. Vendendogli moto d'acqua. Invading NXT. Totally on the same page as you, boss. Dobbiamo invadere NXT. I don't know about this, guys. It seems risky. Why? We've both been rejected by WWE, so. What do we have to lose? WWE right? Ci ha già rifiutato, questo è buono da perdere. You wanted this. You said it yourself. Our plan was to stick it to Triple H. So what do you say? Sì. I think we're gonna need a really big stick. That's what I'm talking about. Perfetto. Quindi, ragazzi, dobbiamo invadere NXT. Hey Cole, you got the tickets? Siamo a qualche giorno dopo, row, prima fila come volevamo noi. Abbiamo i biglietti per NXT in poche parole. Oh, sorry. Dove ci ha dato la sua bolletta della luce. No. This is it, Buzz. You're ready? Oh, I'm ready. You guys remember when Triple H and DX invaded WCW? People still talk about that to this very day. This is going to be very good for us and BCW. Just be ready for anything. I'll be pulling for you. Ok, lui ci aspetta fuori con il furgone acceso, non si sa mai. Ok ragazzi, queste sono le ricompense che abbiamo ottenuto grazie al terzo capitolo. Abbiamo ottenuto diverse arene, soprattutto col Queen in maschera e il mago, la gabbia trappola di Rottami. Possiamo utilizzarla anche noi, lo Steel Cage Match con la gabbia fatta di trappola di Rottami, diverse altre cose. Ok ragazzi, io direi che per questo episodio può essere tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio della carriera di WWE 2K19, dove finalmente invaderemo la NXT. Quindi la faremo pagare a Triple H. Ci vediamo al prossimo episodio.